chi semina con larghezza raccoglierà. Dio ama chi dona con gioia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre era nel Tempio, Gesù, alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: «In verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, han deposto come offerta del loro superfluo. Questa, invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù insegna una verità che davvero fa luce sulle intenzioni dell'uomo. Tutte quelle persone che passano vicino al tesoro del Tempio fanno l'offerta, ognuno di loro. Quindi esprime un gesto di fede, perché quello è il tesoro del Tempio, e anche un segno di collaborazione con la comunità, perché quelle offerte poi vengono spese per il culto. Gesù osserva, lì osservava circondato dagli apostoli, ma il Signore osserva sempre, anche senza che abbia intorno nessuna persona umana, legge nel cuore. Scritto è nel Vangelo: «Homo videt in face, Deus adem in corde». Dio ti guarda nel cuore, l'uomo ti guarda in faccia. E allora le nostre intenzioni devono essere sempre rette, purificate, e come un'offerta che facciamo a Dio. Allo stesso modo di una preghiera, di un sacramento che riceviamo, perché dalle intenzioni viene la luce sulle nostre azioni. Se uno ha una intenzione retta e buona, le fa le cose giuste e buone, può sbagliare una volta nel modo, nella misura, ma poi alla fine ci riesce ad aggiustare, come dite voi, il tiro. Veramente fa le cose come si deve agli occhi di Dio e, se è necessario, anche agli occhi degli uomini. Il vostro gesto di pietà e di fede ha l'intenzione di onorare Dio. Chi vi guarda può non arrivare a leggere dentro, però l'azione è quella, quindi c'è l'intenzione di compiere un atto di fede, un atto di adorazione al Signore e anche un atto di supplica, perché noi quando andiamo vicino al Signore riceviamo sempre, gli offriamo la purezza del cuore, la santità della vita, la pazienza, il sacrificio, le fatiche, le incomprensioni, le umiliazioni, le persecuzioni. Questo possiamo offrire noi, ma Lui ci offre la grazia, che vuol dire una partecipazione di se stesso a noi, per una somiglianza che ci riconduce all'origine. Siamo stati creati a immagine e somiglianza. Il peccato sporca, straccia, rovina. La grazia ricostruisce, rimette i punti, aggiusta, sbianchisce, no? Rifà candida l'anima. Oggi celebriamo la festa di San Clemente I, Papa,
dopo San Pietro, e il quarto Pietro, Lino, Clemente, Cleto e Clemente, un uomo molto dotto, istruito, preparato, e governa la Chiesa con la santità della dottrina e della vita, ma dà all'occhio all'imperatore, il quale, siamo alla fine del primo secolo, lui muore nel 101, lo prende e lo manda come schiavo a lavorare in una zona dell'Oriente, e lì trovò molti cristiani che erano stati imprigionati e destinati al martirio, e potette aiutare molto, confortare tutti, e, insomma, il fratello più caro in mezzo a tanti fratelli destinati alla prova estrema della fede, cioè al martirio. E la Chiesa benedice, venera questi santi, sono coloro che hanno offerto se stessi a Dio senza tante storie. Signore, io ti amo, adesso sono qui, se mi ammalo e mi vuoi guarire, guariscimi, io te lo chiedo, perché so che a te è cara anche la mia salute, quello che devo fare, ho una famiglia, ho i figli, e così via. Noi possiamo chiedere tutto e offrire tutto. In quel tesoro del Tempio, no? La vedova offrì più di tutti, perché quello aveva e quello ha dato. Non vi preoccupate di paragonarvi con nessuno. Quello è più bravo, quello è più esperto, quell'altro è scienziato. Una volta stavano al refettorio di San Giovanni Rotondo e i frati stavano raccontando di uno di loro che era andato in America con 7 ore di aereo, e guardavano Padre Pio: padre, la scienza come ha camminato, al tempo di Pascoli sul bastimento ci volevano 2 mesi per arrivare là, adesso con poche ore andiamo, torniamo. Padre Pio ha sentito, e siccome quelli volevano una sua risposta, ha detto: beh, a me basta un secondo, perché lui è in bilocazione, non doveva attraversare le nuvole. Così è, oltre la scienza, oltre la ragione, c'è questa meravigliosa potenza di Dio a nostra disposizione. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Clemente I, Romano. Lino, Cleto, Clemente. Così la storia segna l'elenco dei pontefici, dopo il primo che è Pietro. Conosce la scrittura, testi ebraici e canonici. L'imperatore Nerva lascia tregua alla Chiesa. C'è discordia a Corinto, ci vuole la tua lettera. Pontefice di Roma, per dare pace ed ordine. Riafferma sui fedeli l'autorità del vescovo e quella del pontefice riguardo a tutti i vescovi. Realtà del primato per ogni tempo e luogo, in unità di fede e in ferma obbedienza. Diviene documento riletto e meditato in sede di concili e guida per la Chiesa. Con ponderata voce rifulge la saggezza, unita a verità che Cristo ha dettato. Appena 9 anni guidasti tu la Chiesa, perché ben presto Nerva si fa persecutore. Nell'anno 101 avviene la tua morte. La tradizione elenca il tuo nome tra i martiri. A te la Chiesa dedica sul Colle Celio a Roma una grande basilica distrutta dall'incendio. È proprio su questi resti che sorgerà la nuova. Si possono ammirare pitture dell'antica.
O clemente romano, difesa della fede, onore della Chiesa, sei venerato santo.